Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi realizzeremo insieme questo bellissimo cappello all'uncinetto, molto semplice e facile da realizzare, adatto anche a coloro che si sono approcciati appena al mondo dell'uncinetto. Spero che questo video tutorial vi sia utile e vi piaccia. Lasciate un like ed iscrivetevi al canale. Avrò bisogno di del filato, qualsiasi colore e qualsiasi dimensione appunto del filo, e un uncinetto, chiaramente adatto al mio tipo di filato. Io utilizzerò, come potete vedere, un 4 mm. E poi in seguito ci servirà anche un ago. Va bene sia per filati che un ago normale. Allora, cominciamo con un cappio, quindi, per avviare il lavoro. Se non sapete ancora come farlo, andate a vedere il video in cui appunto vi mostro come avviare un progetto all'uncinetto, in modo molto dettagliato. Avviamo 51 catenelle. Ok, ho qui le mie 51 catenelle. Chiaramente la dimensione appunto, i centimetri che misureranno saranno diversi a seconda del tipo di filato che andrete ad utilizzare. Perché, per esempio, se utilizzate un filato molto spesso, non avviate 51 catenelle perché la catenella del filato più spesso è comunque più grande di quella di un filato più sottile, quindi avviatene di meno, poi regolatevi a seconda delle dimensioni che volete andare a realizzare. Quindi ho qui le mie 51 catenelle, vado a saltare la prima che è questa ed entro nella seconda. Ora ve la faccio vedere, questa qui. Questa la salto e entro qui. Entro e vado a lavorare una maglia bassa. Sempre se non sapete come realizzarla, ho realizzato, scusate per la ripetizione, un video apposito che trovate nell'info box in descrizione sul mio canale, nella playlist Scuola Uncinetto, dove sto radunando appunto tutte queste dritte per cominciare ad approcciarsi al mondo dell'uncinetto oppure per perfezionarsi. Allora, come vedete, sto lavorando una maglia bassa in ogni maglia. Una semplice maglia bassa, continuo così, quindi ripetendo sempre una maglia bassa in ogni maglia fino a quando non raggiungo il termine delle mie catenelle, quindi fino a quando non raggiungo l'ultima catenella. Ok, ecco qui, sono giunta al termine delle mie catenelle, questo è il risultato. Adesso per cominciare il nuovo giro vado a fare una catenella e giro il mio lavoro. A partire da questo, che è il secondo giro, andremo a lavorare sempre una maglia bassa in ogni maglia, però non andremo a prendere in questo modo tutta la maglia, andremo a lavorare solo nell'asola posteriore di ogni maglia, quindi questa è la nostra catenella. Entriamo qui, vedete? In quest'asola non vado a prendere come faccio di solito tutta la maglia, ma solo questa parte, e faccio una maglia bassa. Continuo anche con l'altra maglia e ripeto questo procedimento fino a quando non raggiungo il termine del mio giro, quindi una maglia bassa in ogni asola posteriore e alla fine del giro una catenella, giro il mio lavoro e ripeto lo stesso procedimento fino a quando non raggiungo una dimensione del cappello che appunto mi soddisfa, una dimensione che fino a quando non raggiungo la dimensione che mi serve. Ricordate sempre di lavorare nell'asola posteriore perché è essenziale per ottenere l'elasticità del cappello, perché se andiamo a prendere tutta la maglia, il cappello non otterrà l'elasticità del punto coste. Questo che stiamo facendo è il punto coste lavorato nella sola posteriore, quindi è molto più elastico rispetto al punto basso normale. Quindi continuiamo fino alla fine del giro, dopodiché ricordate sempre di fare una catenella, girare il lavoro e continuare sempre nella sola posteriore. Questo fino a quando non raggiungete la misura che vi soddisfa.
Ok, ho finito di lavorare il mio cappello, adesso lo andrò a formare. Vi faccio vedere, adesso vi dico quanto misura questa parte, la parte che ho realizzato. Misura 42 centimetri. Quindi a me serve questa misura, però come vi ho detto in precedenza potete fermarvi quando ritenete opportuno, quindi in base alla misura che vi serve. Adesso andiamo ad unire il cappello, quindi andiamo a dargli forma. Prendiamo le due estremità del nostro lavoro, riprendiamo l'uncinetto, ok, e adesso lo andiamo ad unire in questo modo. Sovrapponiamo in modo molto preciso le due parti del nostro lavoro, ok. Così facciamo attenzione a metterle appunto, sovrapporle bene perché altrimenti il cappello uscirà, ecco, uscirà storto. Se avete bisogno potete anche utilizzare dei marker per tenere fermo appunto il lavoro. Allora lo andremo ad unire lavorando maglie basse, non maglie bassissime come siamo abituati a fare di solito. Quindi entriamo nella stessa maglia di entrambi appunto i segmenti di lavoro. E lavoriamo una maglia bassa in una maglia, quindi la stessa maglia, tra virgolette, comune per i due segmenti di lavoro. E continuiamo così, quindi lavorando una maglia bassa e andando avanti fino alla fine del giro. Semplicemente una maglia bassa nelle due maglie uguali, quindi il nostro lavoro si andrà ad unire. Chiaramente poi lo gireremo, anche se vedete questa parte, questa andrà appunto all'interno. Poi la gireremo e la cucitura non si vedrà. Quindi continuiamo fino a quando non raggiungiamo il termine del nostro lavoro. Allora, ho finito di lavorare a maglie basse il mio lavoro e qui l'ho tagliato. Adesso prendiamo la parte superiore del nostro cappello e ci servirà anche un ago. Ecco qui il mio. Ok, questo è l'ago ed ho inserito appunto il filo dello stesso colore, l'ho inserito a doppio per fare in modo appunto che il cappello non si scucia. Adesso lo andremo ad unire, quindi andremo a restringere la parte superiore. È molto semplice, dobbiamo innanzitutto entrare qui, tiriamo il filo, tutto il filo, ne ho tagliato un bel po' per sicurezza e ne lasciamo un po' anche fuori. Per chiudere poi il nodo finale. E rientriamo adesso con il nostro ago in ogni maglia del lavoro, fino a quando non, appunto, non cuciamo tutta la circonferenza, quindi fino a quando non percorriamo tutta la circonferenza superiore del nostro cappello. Facciamo così e continuiamo fino a quando non, appunto, non raggiungiamo l'inizio del cappello, da dove siamo partiti. Perfetto, terminato di cucire la parte superiore del mio cappello, adesso andremo a restringere appunto questo spazio, questa apertura in questo modo. Noi abbiamo attualmente due parti di filo, quella collegata all'ago e poi quella iniziale, i fili che abbiamo lasciato all'inizio. Adesso andiamo a tirare così entrambi i fili e vedete che il nostro cappello si sta restringendo. Ecco qui. Tiriamo più che possiamo, anche se resta aperto un po', non fa niente perché adesso con il resto del filo collegato all'ago, quindi tiriamo più che possiamo senza strappare il filo, perché più forte lo tiriamo, più il filo si assottiglierà. Perfetto, resta questo piccolo spazio. Adesso prendiamo l'ago e andiamo a cucire in questo modo, quindi lo cuociamo in modo che appunto questo spazio non esista più. Quando avremo finito di cucire lo spazio, che quindi si sarà chiuso, abbiamo terminato il nostro cappello. Ci resterà solo qualche piccolo nodo di sicurezza da fare e perfezionare qualche parte del cappello. Ok, ho rimpicciolito lo spazio del buco che adesso non c'è più, come potete vedere. Adesso andiamo a fare giusto un paio di nodi di sicurezza per evitare che appunto il cappello si possa sciogliere o comunque danneggiare. Ne farò due, tre, belli stretti. Ok, dopodiché vado a tagliare il filo.
Ok, adesso come vi stavo dicendo prima, andremo a girare al rovescio il nostro cappello per coprire eventuali segni di cucitura, come per esempio questo dell'unione, dato dall'unione appunto delle due estremità del cappello. Ecco qui, l'ho girato, adesso lo vado a formare. Il nostro cappello è pronto, adesso possiamo andare a piegarlo in questo modo per dargli una forma più comune, però... il nostro cappello è terminato. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se è così, lasciate un like ed iscrivetevi al canale. Fatemi sapere tutto quello che volete nei commenti. Anche se avete qualche dubbio, vi risponderò il prima possibile. A presto!